TG Giorno su Teletruria, ben ritrovati a tutti voi. È tutto pronto a Civitella per il grande giorno. Domani il Presidente della Repubblica renderà omaggio ai martiri della strage, celebrando il 25 aprile nel centro della Val di Chiana. Resta solo l'incognita del meteo. Civitella si prepara per il grande giorno, bandiere tricolori, tensostruttura pronta per la cerimonia ufficiale dove il grande protagonista sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha deciso di celebrare la festa del 25 aprile proprio nel paese che fu teatro di una delle più efferate stragi naziste del 1944, Ida Balò. Quel giorno del 29 giugno aveva 14 anni, era in chiesa per la messa di precetto, la festa dei Santi Pietro e Paolo è tra le più importanti dell'anno liturgico. Nella strage perse il padre. Lei fu una testimone diretta e soprattutto dell'atto di coraggio civile di Don Alcide Lazzari, che fece di tutto per evitare la carneficina. Non avere paura, non avere paura, seguitemi, seguitemi. Davanti a questo pluton di esecuzione fa: prendetemi e lasciate liberi loro. E noi ci dissero: in campagna, in campagna. Mattarella sarà il secondo presidente della Repubblica che renderà omaggio alle vittime. Prima di lui c'era stato Carlo Azeglio Ciampi 20 anni fa, ma venne a Civitella in visita privata. Ad accoglierlo ci sarà il ministro Crosetto e le autorità locali, ad iniziare dal presidente della regione Giani e dal sindaco Tavarnesi, che leggerà il discorso di saluto. Civitella, dopo Marzabotto e Sant'Anna di Stazzema, è stato il terzo paese che ha pagato un dazio enorme di vittime civili. Ancora aspettano il risarcimento i familiari delle vittime. 10 anni fa, l'attuale presidente della Repubblica della Germania, Steinmeier, allora ministro degli esteri, chiese perdono in occasione del 70esimo. Domani l'unica incognita resterà il meteo. Se piove, Mattarella arriverà in auto e la cerimonia conoscerà lo slittamento di un'ora. E alla vigilia del 25 aprile proprio Ida Balò, testimone diretta della strage, sopravvissuta all'eccidio, rilancia quello che tutti a Civitella aspettano, ovvero l'annuncio della beatificazione di Don Alcide Lazzari. La causa era stata promossa qualche anno fa dal precedente vescovo di Arezzo, Riccardo Fontana. Ida Balò ricorda perfettamente quello che accadde il 29 giugno del 1944 a Civitella della Chiana. Ieri ci ha anticipato quello che nel centro della Val di Chiana tutti si aspettano. Il processo di beatificazione di Don Alcide Lazzari non è certo un'operazione semplice, ma da Roma fanno capire che l'annuncio potrebbe essere imminente. Tutte le testimonianze concordarono tutte nel dire: Don Alcide si fece avanti e disse: prendete me e lasciate liberi loro. Questa fu l'offerta della vita. Allora, poiché hanno fatto beato quel carabiniere salvo d'acquisto, allora Riccardo il vescovo Fontana ha iniziato un processo. Hanno visto che le testimonianze di tutti concordavano. In questo punto potevano dire un altro che era più là, era più in qua, ma le testimonianze sono tutte. E allora siamo in attesa che si pronunci il Papa. Ma ha detto il vescovo Andrea Migliavacca, il vescovo d'Arezzo, che viene, è venuto a Cortona un mese fa, quando mi vede viene incontro, mi abbraccia e mi dice: siamo sulla. Eccellenza, ma quando lo fanno beato questo Don Alcide? Io muoio, non lo vedo più. No, no, dice, siamo sulla buona strada, ma aspettiamo che il Papa si pronunci, perché se il Papa si pronuncia, dal Vaticano lo proclama, chiaro, viene dopo, viene a Civitella. L'abbiamo invitato a venire a Civitella al 29 giugno prossimo, vedrà se viene. E noi torniamo sul programma del 25 aprile con appunto quello che avverrà invece in città. Vediamo. La ricorrenza dell'80° anniversario della Liberazione Nazionale, per quanto riguarda gli appuntamenti consueti, è spostata nell'Aretino nel pomeriggio. Alle 8 è fissata la partenza dal parcheggio Pietri di una delegazione ANPI che porterà mazzi di fiore, cippi, lapidi e monumenti ai caduti. Alle 15 poi la deposizione di una corona d'alloro al cimitero del Commonwealth di Indicatore. Alle 15:30 la deposizione della corona di alloro al monumento che ricorda i 792 caduti del comune di Arezzo, posto all'ingresso del cimitero urbano.
Alle 16 la deposizione della corona di alloro presso il sacrario dei caduti in via dell'Anfiteatro. Alle 16:15 è prevista la deposizione di una corona di alloro al monumento alla Resistenza presso la piazza del Poggio del Sole davanti alla prefettura, a cui seguirà un momento di preghiera in suffragio dei caduti ed il saluto delle autorità cittadine presenti. Ovviamente i festeggiamenti sono aperti alla cittadinanza. Nuovo atto vandalico al sottopasso del villaggio Dante. Siamo naturalmente ad Arezzo a denunciare l'accaduto. I cattolici democratici di Demos che condannano fermamente il gesto e invitano, si legge nella nota stampa, a non sottovalutare le volgarità fasciste nei sottopassi della città capoluogo della provincia, medaglia d'oro della Resistenza. Cambiamo argomento, vicini alla soluzione per una maggiore sicurezza, parla Mauro Benvenuto, presidente della Consulta Orafa di Arezzo, dopo i furti d'argento messi a segno nelle aziende aretine. Benvenuto, stila anche un primo bilancio della Fiera di Istanbul. Anghiari, Tegoleto, Arezzo sono i luoghi dei tre colpi messi a segno nel giro di pochi giorni a danno di aziende che si occupano della lavorazione di metalli preziosi, in particolar modo di argento. Il grido d'allarme arriva dalla Consulta Orafa di Arezzo al lavoro per incrementare la sicurezza. In questo momento ci stiamo muovendo dappertutto tramite anche la ricerca di certificazioni di sicurezza all'interno delle nostre aziende, tramite le compagnie assicurative, tramite il sistema politico, tramite le forze dell'ordine. Stiamo parlando e dialogando con tutti. Sul perché a finire nel mirino dei ladri ci sia proprio l'argento, Benvenuto interviene così. Questo intensificarsi negli ultimi 10 giorni dei furti nelle aziende d'argento può essere anche visto, l'argento ha avuto un enorme aumento di prezzo nell'ultimo mese e mezzo. A proposito di preziosi, ma cambiando argomento, si è da poco conclusa la fiera di Istanbul, che bilancio è possibile tracciare? Ma è stata una fiera a luci e ombre, sai, le contingenze internazionali di guerra logicamente non vogliono bene ai nostri mercati, l'aumento delle materie prime non vogliono bene ai nostri mercati, in più si è anche messo di mezzo il tempo, creando un problema enorme all'aeroporto di Dubai che è alluvionato, praticamente non sono riusciti a venire i compratori di Dubai. Siamo certi che i compratori di Dubai verranno sicuramente alla nostra fiera d'Arezzo e questo ci farà molto piacere. Abbiamo più volte parlato della necessità espressa dai residenti di Rigutino, la frazione ha bisogno di un parcheggio ed ora l'amministrazione comunale sta valutando un'ipotesi di soluzione. Rigutino avrà il suo centro socio-sanitario e proprio da qui parte il ragionamento per poter individuare gli spazi adeguati per un nuovo parcheggio. È da tempo ormai che questa problematica nel paese non viene meno, di avere questa esigenza di infrastrutture. Siamo partiti proprio da questo stabile che vedete dietro, una riqualificazione appunto di questa zona, perché le frazioni come Rigutino, che sono nate negli anni lungo un asse viario, ovviamente hanno un'urbanizzazione in destra e sinistra, ma non hanno un cuore, diciamo, come nei paesi. Quindi stimolati dal Gabriele Soldani, che ha raccolto appunto le istanze, i desideri dei cittadini invece di ricucire in Rigutino un'idea di socializzazione, cioè di ritrovare degli spazi in cui incontrarsi, in cui socializzare, quindi partire da qui per fare anche una piazza, un centro dove trovarsi, dove avere dei servizi. Anche e un parcheggio. Ovviamente, esatto, questo in primis deve avere però un parcheggio per poterla utilizzare. Ecco, avreste individuato anche l'area, naturalmente siamo all'inizio di un percorso, però la sua presenza qui testimonia già la volontà. Sì, infatti partiamo proprio da qui, da questo edificio, come dicevo, perché forse è un po' il cuore di Rigutino. Verso la 12ª edizione del premio Semplicemente Donna, lo staff è già al lavoro e non mancano le novità, a partire dal comitato organizzatore. La giornalista ANSA Daniela Simonetti è la nuova presidente di giuria.
Pronto a tagliare il traguardo delle 12 edizioni, lo staff è già al lavoro per preparare la serata di premiazioni che si terrà al Teatro Mario Spina il prossimo 22 novembre. Non mancano le novità in casa premio Semplicemente Donna a partire dal comitato organizzatore. Per regolamento abbiamo rinnovato la giuria con una nuova presidente ed è stato rinnovato anche il comitato organizzatore che, come prevedono molti regolamenti, dopo un certo quantità di anni decade per poi essere rinnovato. Per i promotori del premio, il contrasto alla violenza di genere passa da un'educazione educativa e culturale, fondamentale dunque il coinvolgimento delle scuole. Perno di questo progetto, che vede protagonisti gli istituti scolastici del territorio, il concorso di borse di studio Giù le mani, il diritto di contare. I vincitori saranno premiati il prossimo 9 maggio nella splendida cornice della Sala dei Grandi della provincia di Arezzo. Devo dire che questo è il nostro fiore all'occhiello, il nostro orgoglio, è il fatto di aver creato un progetto all'interno di un progetto, quindi coinvolgendo le scuole. Quest'anno sono state coinvolte ben 15 istituti scolastici della nostra provincia, quindi abbiamo coperto tutte e quattro le vallate. Sono arrivati tantissimi lavori di altissimo livello e il 9 di maggio in provincia, nella Sala dei Grandi, ci sarà l'assegnazione delle 10 borse di studio. ACI premia i pionieri del volante. I patentati di lunga data, uomini e donne, hanno ricevuto un riconoscimento per i molti anni alla guida. Un evento che è tornato anche quest'anno. L'ACI di Arezzo ha premiato tutti i pionieri del volante. Sono tutti gli automobilisti residenti ad Arezzo e in provincia che hanno conseguito la patente da almeno 55 anni. Un'occasione per premiare i benemeriti della strada e che hanno dimostrato la propria fedeltà al volante e al rispetto del codice. Quest'oggi abbiamo quasi 150 persone premiate, per noi è un grande, diciamo, è importante tappa perché fa parte di quel percorso, diciamo, della vita del patentato. Noi cominciamo con le scuole e poi cresciamo via via fino ad arrivare anche a celebrare chi in tantissimi anni, qui si premiano quelli sopra i 55 anni di patente, hanno avuto una vita di patente estremamente virtuosa e quindi sono un esempio. Quindi questa di oggi è anche un segnale, un simbolo davvero importante di persone che hanno condotto la propria vita lavorativa e oggi continuano a farlo in totale libertà utilizzando l'auto, utilizzando quindi in maniera corretta la patente. Presidente, abbiamo visto anche, e non era facile 60 anni fa, alcune donne? Assolutamente sì, il fatto delle donne è comunque da diversi anni, abbiamo premiato tantissime donne perché ad Arezzo abbiamo avuto tantissime ragazze degli anni in cui la patente si prendeva a 21 anni che oggi vengono premiate, e Arezzo dimostra di essere stata anche all'avanguardia in questi anni importanti del boom economico in queste parti qua, quindi è un segnale anche molto importante di un tessuto aretino estremamente importante e attuale. Con i pionieri al volante termina questa edizione del TG di Teletruria. Questa sera, dopo l'edizione delle 20:30, tornano le nostre rubriche. Newsline Dentro la Notizia sarà incentrata sulla masterclass del maestro Lucio Gallo alla CAMU di Arezzo e poi 9:10 con Antique Stories. La serata proseguirà con Timeline, ospite Stefano Bisio, Quattro Vallate, programma condotto da Riccardo Ciccarelli. È tutto, grazie per la vostra attenzione. Grazie.